Comunque, noi su cosa andiamo? Perché? Noi siamo già in campo con un titolo che fa meno 11, ma a meno 11 non si può non andare long. Quindi sei long di STM. Assolutamente perché se tu dovessi mettere il Io devo grafico di STM. spoilerare una cosa. Short al Fuzzi, che è quello che è rimasto più indietro, scriveva alle 8:20 di stamattina. È rimasto più forte, deve recuperare. Tiene in mente i conti Stellantis, STM, secondo profit warning. Anche Leonardo potevi shortarti, però scriveva alle 8:20 e dicevo 22:57. Pietro, vai. Ma scusami, con un meno 11 come faccio ad andare Sì. short? Vuoi togliergli il sangue a questi titoli? Con un meno 11 L'importante a sei. questo punto, secondo me, è lo stop e o un target non troppo ambizioso. Se tu dovessi mettere un grafico di lungo, che parte dal 2023 di STM, la spike odierna va a testare il minimo di gennaio del 2023. Siamo sotto area 32,50, erano i minimi appunto del 2023, da lì sembrerebbero essere ritornati gli acquisti. Quindi con un forte ipervenduto, con un'apertura indeciso gap down, noi siamo long da area 32,73, uno stop sotto i minimi quasi di giornata 31,88 e un target normale, neanche andare a chiudere il gap a 35 euro che sono gli ex minimi di ottobre, novembre del 2023, che avevamo quasi raggiunto con quella spike di giugno. Quindi questa è la nostra operatività abbastanza semplice, una leva abbastanza conservativa, leggermente superiore al 3%, quindi credo che ci sta come idea operativa andare short ora dinanzi a un meno Ma 11 scusa, non di. ci conviene essere inambiziosi e puntare a un 33,60? Aspetta Ma no, stai tranquillo. che cerco le chiavi in tasca. A questi livelli un 35 euro, certo, non li raggiunge oggi, purtroppo potrebbe anche raggiungerli domani. Non voglio neanche andare a chiudere il gap lasciato oggi. Però, anche perché la debolezza partita su STM da agosto dello scorso anno, credo che ormai abbia incorporato, incorporava una motivazione c'era se il Nasdaq faceva nuovi massimi e STM non seguiva il mercato tecnologico, quindi può anche essere che chi doveva sapere qualcosa aveva già aperto le posizioni ribassiste sapendo di questo nuovo profit warning. Quindi credo che il titolo incorpora già tutto il peggio che poteva esserci sull'azione ed è questo anche uno dei motivi che mi porta a mettere in campo questa operazione.